È finita con un pareggio la sfida che ha opposto la Nuoro Softball al Caronno, valida per il settimo e ultimo turno di andata dell'Italian Softball League. Le due gare della 13ª e 14ª giornata, a cui si riferiscono le immagini, sono state disputate sabato sul Diamante di Via Manironi. La Nuoro Softball si è aggiudicata a gara 1 col punteggio di 3-0, mentre le Lombarde sono rifatte in gara 2 che hanno vinto col punteggio di 3-2. Plenuresi del manager Gustavo Lizzazzo e del coach Bartolo Florian, un'occasione persa di consolidare il secondo posto in graduatoria del girone A, approfittando anche del turno di riposo osservato dalle piemontesi del Ribola Loggia. In vetta alla classifica rimane a punteggio pieno il Bollate che ha superato il Parma. Quanto all'andamento della sfida, in gara 1 le Nuresi sono andate a punti nel quarto inning e hanno chiuso i conti nel quinto. La seconda sfida della giornata invece è stata all'insegna dell'equilibrio con il Caronno che sia pure all'ottavo inning ha pareggiato i conti. La formazione ospite si è portata in vantaggio nel primo inning, ma le Nuresi hanno reagito pareggiando nel quarto e operando il sorpasso nel sesto. Ma le Lombarde non si sono arrese e prima si sono portate sul 2-2 nella settima e ultima frazione per poi chiudere in vantaggio nell'extra inning. Nel prossimo turno, il primo del girone di ritorno, la Nuoro Softball affronterà in trasferta l'Old Taurus Parma.